Recensione cuffiette Bluetooth, ce le manda Holly Haig. Sono delle cuffie Bluetooth piccolissime, di quelle che vanno a finire dentro all'orecchio e già da come le avevo viste pensavo che non potesse essere possibile che rimanessero su. Invece, inserendole così e mettendole, fissandole dentro al padiglione, vedete che non escono. Mettiamo anche la seconda. Sono molto belle esteticamente da vedere. Sembra proprio di non averle. E andiamo a testarle, ma come faccio a testare un paio di cuffie? Mi sono detto, perché le cuffie dell'altra volta, queste qui, ne ho parlato molto bene, ma non vi ho fatto sentire come si sente la parte telefonica. A me invece di queste cuffie che ho addosso mi interessa proprio la parte telefonica. Per attivarle, queste cuffie che sono touch, quindi in realtà non serve andare a pigiare il pulsante ma è a sfioramento, basterà andare a sfiorare le cuffie per 3 secondi. Le metto vicino al microfono così sentite cosa dice anche. Funziona tutto con dei singoli tocchi, quindi la risposta piuttosto che alzare il volume. Non mi piace moltissimo il fatto che per alzare il volume devo fare un doppio tap di qua e il doppio tap aumenta ogni volta il volume, ma non posso diminuirlo, cioè devo fare tutto il giro. Devo arrivare fino al massimo del volume e poi posso ricominciare da zero. La trovo un po' una cosa assurda, cioè potevamo fare due tap e tre tap, oppure non lo so, trovare una soluzione un po' differente, ecco. Comunque, il nostro telefono ora è collegato con i Bluetooth, che si chiama i7, il Bluetooth, e andiamo a testare il microfono. Come testiamo questo microfono? Semplicissimo, facciamo una telefonata a Katia. Il telefono di Katia ce l'ho qui. Adesso registriamo la telefonata e vediamo come si sente la telefonata. Prendiamo la telecamera, il telefono lo lasciamo qui che sta registrando e noi andiamo a farci un giro di modo che iniziate a sentire come si sente il microfono. In questo caso ci sarà anche il riverbero della telefonata stessa probabilmente. Quindi mi sposto un po' e vado nella sala. La sala è decisamente più ampia e quindi si sente quasi un eco in più in confronto a prima. E piano piano ci spostiamo e ce ne andiamo anche fuori. Ce ne andiamo fuori, magari mettiamo a posto gli ISO. Ok. E qui invece siamo all'aperto, quindi c'è il rumore un po' della natura. Adesso sto un attimo zitto così sentite la differenza. Calcolate che quello che state sentendo è la registrazione del telefonino di Katia che è all'interno di casa. Quindi la soluzione migliore per capire come effettivamente funzionano queste cuffie. Adesso vorrei accendere qualcosa che fa del rumore, potrei accendere l'acqua per sentire come funziona con una fonte di rumore vicino magari. Ho aperto l'acqua, sono a mezzo metro dalla fonte d'acqua. E adesso andiamo in una condizione estrema, che è quella del... qua, fatalità, qui c'è il piccolo rosa erba ma elettronico. Vi sentite anche il rumore, magari, quando si passa vicino a un cantiere, cerchiamo di non tagliarci la pasta, e questo è il rumore con il rosa erba. E in questo caso sto anche zitto, così sentite come si sente anche solo il rasaerba. Ok, smetto di usare il rasaerba.
Perché me lo stanno chiedendo. E continuo con. Vabbè, lo stai usando anche tu allora. Per quello lo volevi, giustamente. E mi sposto all'interno di nuovo di casa per sentire nuovamente la differenza di audio. Li tiriamo su un po' di ISO. E mi sposto di qua perché di qua ho un aspirapolvere. Quindi vado ad accendere anche l'aspirapolvere. Qua l'audio, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ritorniamo di qua, spegniamo l'aspirapolvere e ritorniamo in ufficio, dove magari sposto il telefono di Katia. E mi chiudo appositamente in ufficio per sentire, opla, la differenza di audio. Questa è la stanza in cui le persone mi hanno detto che si sente meglio il telefono, si sentono meglio l'audio del telefonino, degli auricolari. A voi quindi i commenti sulla tipologia e la qualità di queste cuffie che per come sono strutturate sono molto comode. Tra l'altro la piccola basetta ovviamente ricarica le cuffie una volta posizionate al suo interno. Le cuffie si ricaricano attraverso, vedete, quei pin dorati che sono lì. E costano una quarantina di euro più o meno. Comunque qui sotto in descrizione trovate il link. Ricordatevi di cliccare mi piace su questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con gli amici, di iscrivervi al canale, di seguirmi con le offerte sul canale Telegram che trovate sempre qui sotto, di comprare tutti gli oggetti che recensisco e non solo dai link qui sotto, di modo che mi aiutiate a far crescere il canale grazie alle varie affiliazioni che ho in atto. A me non resta che salutarvi, ricordarvi che ci vediamo probabilmente domani con un video sulle pillole di DaVinci Resolve e forse tra qualche settimana, perché probabilmente agosto sarà un mese di stop per quanto riguarda questa parte di video. Un saluto a tutti, ci vediamo con il prossimo video. Ciao!